di primo re primo re siamo al capitolo 19 gloria a Dio si sta bene alla sua presenza eh? Stamattina eh, desidero parlarvi di, dei, di pericoli o del pericolo di rimanere nella presente condizione o al meglio adeguarsi alla presente condizione. Uh, quanti di noi come cristiani abbiamo capito che il Signore ci porta di gloria in gloria, di valore in valore, di fede in fede? E la cosa peggiore lungo la via è quello di accontentarsi proprio lì dove uno si trova al momento. Forse si accetta, lo si accetta come una sorte sorte di vita ma credo che il signore uh, un fratello una volta mi disse dice nemmeno il signore può guidare una macchina parcheggiata se non si sta in movimento se non ci si uno si mantiene avviato verso il traguardo che dio ha già tracciato ha destinato è molto probabile che lungo la via uno si ferma per forse considerare la propria vita, considerare il percorso, considerare il prezzo e varie cose. Ma io credo che il Signore voglia darci una scossa per spostarci da una presente posizione. Ehm, leggiamo la scrittura. Primo Re, capitolo 19. Leggeremo dal versetto 1 Acab riferì a Iiesebel tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Iesebel inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli demi facciano così, e anche peggio. Se domani a quest'ora non avrà fatto della tua vita come tu hai fatto della vita di ognuno di loro. Vedendo questo, Elia si levò e se ne andò per mettere in salvo la sua vita. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Egli invece si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra e chiede, chiese di poter morire dicendo, Ora basta, o oh Eterno, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra, ma ecco un angelo lo toccò e gli disse, Alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino al suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e bevve, poi tornò a coricarsi. L'angelo dell'Eterno tornò una seconda volta, lo toccò e disse, alzati e mangia, poiché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e beve. Poi nella forza datagli da quel cibo, camminò quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Là entrò in una caverna e vi passò la notte. Ed ecco la parola dell'Eterno gli fu rivolta e gli disse, che fai qui, Elia? Dice la persona accanto, che fai qui? Un'altra volta, che fai qui? Sicuramente tutti abbiamo la nostra, una nostra risposta. Io so che ci faccio qui. Il problema è che se tu dici la stessa cosa e sei allo stesso posto per gli ultimi 40 anni della tua vita, tanto per dire, quando... Ti fa chiesto che ci fai qui ovviamente quando il Signore ce lo dice, significa che non dovresti essere proprio lì dove ti sta trovando. Parliamo un po' della, di Israele, parliamo un po' di come il Signore guidava il suo popolo per capire esattamente. Perché Elia si trovava adesso in questa condizione? E quando viene fatta questa domanda, che fai qui? Non sta parlando di un luogo geografico. Mol, molti forse si troveranno in un, in un punto geografico al momento, ma non è questa la domanda che fa il Signore. Non ti dice perché sei a Messina. Parliamo un po' della storia, qui nella storia di Israele un re dopo l'altro, prima c'è stato Ela, se, potete, se volete guardare il capitolo 16, c'era Ela, poi c'era se non sbaglio Zimri e poi un altro ancora, e poi ce n'è stato un altro di nome, eh, non mi ricordo, un nome, ma ascolta! Questi re, prima di Agab, erano uomini malvagi, uomini che hanno deluso Dio, uomini che hanno dato spazio, fatto spazio a dei pagani, hanno fatto spazio eh, a, a motivo della loro uh, mancanza di passione per Dio stesso e hanno preferito stabilire i propri idoli proprio lì in Israele, dove Dio doveva regnare e dove il suo popolo era, aveva, uh, aveva già accettato nel tempo di servire Dio come l'unico Dio, lo vediamo in Deuteronomio questo. Ma adesso si ritrovano in un punto della storia dove Dio vuol sapere dove si trova Israele, dove si trova il popolo di Dio, dove ti trovi tu personalmente, dove ci troviamo insieme come il corpo di Cristo. E Dio esige una risposta, ma mentre dà la risposta, ti aiuta a raggiungere la meta, prima facendoci considerare esattamente il motivo per cui ci troviamo lì in quel posto, e poi dandoci una via d'uscita, restaurando per noi il, il punto, cioè il traguardo, e dando a tutti noi la forza e il sostenimento necessario per mollare o lasciare il punto in cui ci troviamo per passare o andare verso il traguardo. La scrittura dice quando anche io camminassi nella valle dell'ombra della morte io non temerei male alcuno perché tu sei con me. Quanti di noi sappiamo che Dio è vita? Perché dovrebbe lui scendere nella valle dell'ombra della morte? Se lui è vita non, ci dovrebbe, non si dovrebbe nemmeno avvicinare alla valle dell'ombra e della morte, ma sa che ci dovremmo passare noi. E per questo Dio che cosa fa? Non ci lascia, non ci abbandona, ma si, si mette insieme a noi, si, si incammina con noi affinché tutti noi possiamo raggiungere il nostro traguardo, quel traguardo prefissato da Lui. Qui vediamo la storia. Di Elia si trovava con Agab, eh, questo era un, un quarto, diciamo, diciamo erano quattro, ma erano molto di più: i re che avevano rigettato, rifiutato il volere di Dio, e che hanno permesso, hanno costruito templi, hanno costruito dei, uh, uh, del, degli altari per i vari dei delle nazioni circostanti. Questo Agab, essendo come il, i suoi padri e attingendo dallo stesso spirito dei suoi padri, non solo, non solo continuò a camminare nella strada per la strada dei suoi padri, ma fece anche di peggio. Andò a sposarsi una donna che era la figlia del re di Sidone. Chiamata Iesebel e prese questa, questa donna che adorava Baal e la portò in Israele. Ovviamente, questa donna che non conosceva Dio e Acab per sposarla ha dovuto anche sposare la sua religione, il, il suo paganesimo, il paganesimo di Iesebel. Questa Iesebel adorava questi altari davanti a questi altari pagani. E l'unica cosa che è necessaria per contaminare tutta la pasta è un po' di lievito. Questa donna già diciamo che Israele stava camminando per una strada di ribellione contro Dio. Ma adesso viene Iesebel, che era ciliegina sovradotta. Viene lei per completamente demolire l'altare di Dio che era rimasto in Israele. E come lo ha fatto? Con l'aiuto di Agab, suo marito, e questo, questo uomo che Dio aveva, cioè che era nella, nella storia era... era di primo genitore divenne lui per eredità divenne un re e vediamo che questo re quantunque conoscesse la verità si abbandona anche lui alla ribellione assoluta sposa Iesebel Iesebel viene in Israele e la prima cosa che fa, si porta i suoi dei, si porta i suoi idoli e costruisce altari in Israele. E porta lentamente il popolo di Dio a offrire sacrifici ai suoi dei. Fino a quando? Arriviamo a questa storia, capitolo 17-18 non lo, 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 lo leggiamo, ma che un giorno questo Elia sfida questo spirito malvagio che c'era in Israele e dice qui non pioverà più, ci sarà siccità se non alla mia parola. E Giacomo ci dice che Elia... Ha pregato per tre anni e mezzo che non piovesse e non ha piovuto per tre anni e mezzo una tale siccità non c'era acqua, non c'era, non c'era nessuna adesso, le cose erano diventate così eh, difficili per la vita vissuta in Israele che Elia divenne la persona che Agab incolpava per la condizione di una nazione. Magari che l'Italia incolpasse il popolo di Dio per la sua presente condizione. Ascoltatemi. Magari la nostra nazione incolpasse il popolo di Dio, ma se il popolo di Dio si intrattiene con i Baal, insieme al paese stesso. Allora c'è bisogno di uno tra i tanti che dica basta. Diciamo insieme basta. A qualcuno, a qualcuno finalmente devo, qualcuno deve ricevere una rivelazione che dice basta, non sarà più così prende Elia, prende le retini in mano e dice e comincia a pregare con molto fervore molto fervore dice pregò che non piovesse per tre anni e mezzo e questa siccità ha messo le spalle al muro tutto il popolo d'Israele. Israele arriva un certo punto Elia dice: Perché continuate voi a tentennare? C'è un altare di Dio e voi andate lì e adorate Dio. E poi andate agli altari di Baal e adorate Baal. Perché tentennate voi tra queste due opinioni? Se Dio è Dio, adorate Lui. Se Baal è Dio. Allora adorate lui, seguite l'uno o seguite l'altro, ma entrambi non lo potete fare, è stato un, un agente di divisione o di scissione, oppure l'uomo che ha finalmente ha detto: basta ora. Costruitemi un altare. Invitate tutti i profeti di Balle che erano tutti profeti. Di Iesebel che avevano seguito lei quando si sposò Agab. Tutti questi falsi profeti sono entrati in Israele. Elia si sentiva solo. Wow, non so se ce la farò! Eppure, davanti a questa realtà, Eliseo ha la franchezza di un leone, l'audacia di un leone. E sfida, erano in tutto, erano 450 più 400 di Ashteroth. erano in tutto 850 profeti, li sfida tutti. Dice ad Israele, se Dio è Dio, adoriamo lui, se Baal è Dio, adoriamo Baal, ma fate una decisione, questo tententa, tentennamento non è giusto. La storia la sappiamo, stabiliscono creano, costruiscono un altare, dice il Dio che risponde per mezzo del fuoco e arde il, il, il sacrificio sull'altare, è Dio. E la storia la sapete? Questi profeti, 850 profeti di Baal, si mettono lì all'altare e piangono, si tagliano. Versano il proprio sangue affinché il loro Dio, Baal, risponda per mezzo del fuoco e bruci l'olocausto sull'altare. Ma vediamo che non succede. Elia dice: Ma forse è in vacanza, forse è andata al bagno, forse non sente. Forse non sa rispondere. Hanno cercato in tutti i modi per far scendere il fuoco dal cielo. Ascoltatemi, queste cose sono importanti. In tutti i modi voleva far scendere il fuoco dal cielo. Quanti di noi come figlioli di Dio desideriamo tanto che il fuoco scenda dal cielo? Ma che fuoco stiamo cercando? Che fuoco stiamo cercando? Un fuoco che bruci l'olocausto sull'altare? Oppure un fuoco che bruci noi sull'altare di Dio? Che tipo di fuoco vuoi? Che vuoi un fuoco di passione o vuoi un fuoco di giudizio? Io credo che il Signore vuole fare del Suo popolo delle fiaccole ardenti per il Suo nome uomini e donne ripieni di passione per lui. Eppure questo Elia si ritrova con tutti questi altri profeti che dichiaravano che BAAL era Dio e cercavano di convincere il popolo di Israele. Ma Elia stava lì davanti a loro e si beffava di questi otto, cioè gridate, gridate più forte, forse, forse vi ascolterà. Non è successo nulla. Quando hanno finito, Elia dice, adesso tocca a me. Anzi, fate una trincea intorno a quest'altare, riempitelo d'acqua. Poi prendete l'acqua e bagnate l'olocausto. Bagnate tutto l'altare. Metteteci acqua quanto ne volete. Elia ad un punto si ferma e chiama fuoco dal cielo. Il fuoco di Dio scende con tutta l'acqua, brucia l'altare, brucia tutto ciò che era l'olocausto e, e fece evaporare anche l'acqua. Il fuoco dal cielo è sceso. Ma dopo tutta questa grande vittoria... Tutta questa grande vittoria fa inseguire i profeti di Baal, ne uccide 850, li porta a fil di spada, tutti morti. Non ebbe paura quando inseguì questi falsi profeti. Tutto ad un tratto, adesso arriviamo alla nostra storia, tutto ad un tratto, Yezebel fa. Mando un messaggero, vai a dire a Elia che entro 24 ore io farò a te esattamente quello che tu hai fatto i profeti. Non ha avuto paura davanti a tutti quei profeti di Baal, ma ha paura di una donna. Fugge per risparmiare la sua vita. Adesso seguiamo un po' quelle che sono le sue parole al capitolo 19. Dice versetto 2. Allora Isebel inviò un messaggero a Elia per dirgli gli dei mi facciano così e anche peggio se domani a quest'ora non avrò fatto della tua vita come tu hai fatto della vita di ognuno di loro. E vedendo questo Elia si levò e se ne andò per mettere in salvo la sua vita giunse a Beersheba che appartiene a Giuda vi lesciò il suo servo. Egli invece si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra e chiese di poter morire, dicendo: Ora basta, ora basta, o oh eterno, prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri cosa stava lottando Elia? Elia non stava lottando solo l'atteggiamento di un papà di Israele che di nome Agab ma stava lottando anche i padri di Agab perché l'iniquità passa da una generazione ad un'altra fino alla quarta generazione dice Esodo 20 e adesso Israele è vittima di questa circostanza a motivo di profeti di Baal che furono introdotti in Israele per dire al popolo di Dio servite Baal servite Baal servite Baal tutto ad un tratto questo Elia vede la condizione del suo popolo e metabolizza dentro di sé questa realtà. Io ho voluto fare qualcosa per essere per fare, per, per fare di Israele qualcosa di meglio dei suoi padri. Ma adesso io me ne accorgo che non sono nemmeno io migliore dei miei padri. Ora basta, avevo detto basta al popolo di Israele, ma adesso io dico basta con la mia vita. Basta, non voglio vivere più. Signore, prenditi la mia vita. Prenditi la mia vita, io non voglio vivere più. A motivo di una donna che lo inseguiva e che gli ha fatto uh, realizzare quanto lui in se stesso era incapace a risolvere il dilemma di Israele. Quando arriva ad un certo punto, qui e lo vediamo, arriva a questo punto, Elia. Si guarda allo specchio, era da solo, si trovava in mezzo al deserto e diceva a se stesso: Wow, non, nemmeno mi posso guardare allo specchio. Aveva già dimenticato di aver ucciso 850 profeti. Aveva già dimenticato, aveva già dimenticato ciò che aveva fatto per il Signore. Aveva già dimenticato la, la sua conquista, una grande conquista aveva già dimenticato che aveva riportato il popolo di Dio a seguire l'Eterno e a mollare Baal. Aveva già dimenticato, perché una volta che si inizia nello spirito, se non rimani nello spirito e te ne vai nell'anima, te ne vai anche nella depressione. Dalla depressione, e quest'uomo lo vediamo così, io non sono meglio, voglio morire. La depressione vuole portarti, ascoltami, quando Sadra viene al contrattacco, dopo che tu hai goduto una bella vittoria nelle cose di Dio e nel tuo cammino col Signore, tutto ad un tratto il contrattacco è quello di demolirti. La prima cosa ti porta alla depressione. Vediamo come quest'uomo di Dio, che era un uomo, come dice Giacomo, di passione, esattamente come noi. Ma un uomo che guardandosi allo specchio disse, ma sono un verme io, io non conto nulla, non, non, non ci sono riuscito, voglio morire, basta ora, non voglio vivere più. E tutto ad un tratto questo quest uomo di Dio scende in depressione, vuole morire. La depressione ti porta anche all'autoinsufficienza, ti porta anche all'autocommiserazione, ma ti porta pure all'autogiustificazione. Cosa voglio dire? Quando noi ci sentiamo dopo aver assapora, assaporato, una grande gustato, scusate, ha gustato una grande vittoria. Satana che dice che fece? Vencivo, oh! E viene al contrattacco. E mentre tu giri le volte, le spalle e non sei più uh, uh, sobrio, oppure st stai godendo la tua vittoria in quel mentre. Mentre tu hai già posato le armi dicendo la battaglia è finita. Satana viene al contrattacco per colpirti. E questo ti porta alla depressione. Le conosco, vi racconto una storia, molti dei, degli studenti la sanno, ma la racconto a tutti. Diversi anni fa, saranno un, un sette, otto anni fa, il Signore mi diede un sogno e in questo sogno... Mi sono trovato andando dietro a un cancello nero. Avendo superato questo cancello nero, avevo un, un questo è un sogno che non è una realtà. Un sogno avevo in mano una bomba, e questa bomba la dovevo portare. Era un, passato questo cancello. Era un cancello nero. Sono entrato c'era tutta sabbia. Sono entrato dietro e ho scavato e ho messo questa bomba che doveva scoppiare in un secondo tempo mi alzo dopo averlo sistemato e mentre, mentre lo stavo sistemando sono... è arrivata una macchina di colore nero e sono usciti due uomini vestiti di nero che come due iene andavano avanti e indietro perché volevano farmi del male, ma gli era imposto di non toccarmi. E io la sistemavo e vi dico sinceramente, avevo un certo timore, perché pensavo che questi potevano veramente farmi del male. Ma ho sistemato questa bomba, poi me ne sono uscito, sono passato proprio accanto a loro, pensavo che mi avrebbero inseguito uscendo dal cancello. Quando sono uscito da questo cancello nero... Ho girato a sinistra e lì mi sono trovato accanto all'agip che c'è al principe. Quanti sanno dov'è quell'agip il benzinaio? Appena mi sono svegliato quella mattina, ho detto a Lidia: sbrighiamoci perché dobbiamo uscire. Io sapevo dov'era dov questo, questo, questa zona, ma non sapevo del cancello nero. Quando siamo arrivati lì, abbiamo trovato il cancello nero chiuso con una catena e abbiamo detto tra di noi come possiamo entrare ma siamo, siamo passati c'era un recinto was, uh, was c'era right? un recinto e siamo passati dietro c'è cioè quella viuzza che scende verso dove fanno le, le corse della macchina e, che va poi alla, alla spiaggia siamo andati dietro e lì abbiamo pregato io e Lidia Abbiamo pregato lì, abbiamo spezzato accordi del passato, accordi fatti da alcuni, potevano essere i cartaginesi, gli arabi che sono venuti qui eh, centinaia di anni prima di ora, e hanno stabilito, hanno portato i loro altari e hanno stabilito patti perché è questo che fanno, fanno patti e accordi. Perché il Signore, in mezzo a tutti i doni dello Spirito Santo, ci ha dato un dono di distinguere tra spiriti, discernimento di spiriti, per sapere quale spirito sta operando. E io ricordo questa, questa parte: abbiamo pregato, abbiamo pregato proprio lì accanto all'Agip, dove c'è quel piccolo parco, tutta quella zona. Appena siamo usciti da lì, Lidia andava, andavamo verso il bar principe. Eh? E siccome stavo scrivendo quel libro, Principi Basilari, vi ricordate? Lei ha detto, guarda, è la stessa parola che c'è sul tuo libro. Però appena ho letto principe, ho capito il principato. La scrittura dice, la nostra battaglia non è contro sangue né carne, ma contro gli spiriti maligni nei luoghi, nei luoghi celesti, contro principati, potestà e dominatori di questo mondo di tenere. Io e Lidia siamo andati, abbiamo pregato, abbiamo spezzato legami, abbiamo spezzato accordi e abbiamo fatto un patto con Gesù Cristo. Abbiamo dichiarato che in quella zona là, in quello spazio di principe, eh, Gesù doveva regnare, la giustizia doveva ritornare, il benessere doveva ritornare in quella zona stessa. Quanti di voi siete passati da quella zona ultimamente? Cosa c'è cosa là ora? Tutta quella zona è stata ripristinata, è tutto nuovo, gloria a Dio. Questo era un esempio. Siamo tornati a casa, siamo tornati a casa quella sera e Satana è venuta al contratto. Noi stavamo dicendo Alleluia, gloria a Dio, Signore, grazie perché tu ci hai chiamati a fare questa cosa. L'abbiamo fatta, siamo tornati a casa e noi stavamo godendo il momento. Passarono pochi minuti. Io ringrazio Dio che Lidia era lucida in quel momento, ma mi è venuta una crisi emozionale, non indifferente. Cominciai a gridare dicendo, diceva a mia moglie, non vedo l'ora di tornarmi negli Stati Uniti, come se io volessi fuggire. Mi sentivo vessato nell'anima, un'aggressione un satanica contro la mia anima, per fare che cosa? Per liberare un posto. Fratelli, c'è una città da liberare. C'è una città da liberare. Noi aspettiamo che Dio ci dica dove. Quella è stata per me, per me e per Lidia è stata l'introduzione del ministero qui a Messina. Ma ci sono molti altri posti che devono essere liberati. Adesso il Signore sta preparando noi perché forse quello era un punto il punto principale, oppure il punto iniziale, ma io credo che tutta Messina deve essere liberata dalla potenza di Dio. Aspettiamo solo che Lui ci dia ordini dove andare e come fare. Sappiate che anche la terra, dice, la terra geme, aspettando la manifestazione dei figlioli di Dio. Chi sono questi figlioli? Dice anche la terra. La creazione è in travaglio, non vede l'ora di essere liberata. Io mi ricordo anche, c'era una villa, vi ricordate quella vecchia villa che c'era di fronte? Qualcuno aveva scritto, no ai evangelici, qui non ci sarà una chiesa. Chi si ricorda? Visto, io l'avevo visto quella, l'hai visto pure te? Era scritto, qui nessun evangelico, nessuno, nessuno, nessun cristiano entrerà. Che cosa, perché gli interessa scrivere una cosa del genere? Perché Satana se n'era ne, ne appropriato di quella villa. Ma una volta spezzato l'accordo, ha dovuto cedere al nome di Gesù Cristo. Alleluia! Ma la prima cosa che Satana fece contro la mia vita è quella di vessarmi, di, di farmi scendere in depressione. Io, non, io volevo scappare da questa città. Ma grazie a Dio per la lucidità di quel momento che Lidia aveva. Dice, oh, che ti sta succedendo? per scuotermi un po' la depressione poi porta alla repressione tu spingi oppure allontani cose dalla tua vita reprimi reprimi sentimenti perché dici no tu, tu cominci a lottare con te stesso e da e dalla depressione te ne vai alla repressione e poi all'oppressione. Chi è sotto l'oppressione ha bisogno di essere liberato. Perché non hai la forza per uscire: solo la grazia di Dio, il favore di Dio, l'intervento di Dio può farti uscire dall'oppressione. Una parola di verità: abbiamo bisogno di capire esattamente quali sono le macchinazioni di Satana e come lui vuole opprimere la vita dei figlioli di Dio. Questo Elia, questo Elia che godeva di una potenza, di un'autorità, di una fede straordinaria, adesso fugge da una donna, 24 ore di strada, in, una, in un deserto, si siede sotto una ginestra e adesso vuole morire. Basta, non ce l'ho so, fatta. e voglio arrendere, signore: prendi la mia vita. Ma il Signore che cosa gli dice? Andiamo oltre. Cosa gli dice? Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco un angelo lo toccò e gli disse, diciamo insieme, Alzati e mangia, Alleluia. Chi vuole uscire dalla presente condizione? Da dove sei? Puoi uscirne se ti alzi e non tu cucchi. Questo non è un tempo per coricarsi, ma è un tempo per alzarsi. Non è un tempo per arrendersi, ma è un tempo di dire: Signore, come posso adesso agire? Contro il nemico della mia anima, dove sono i guerrieri? Dove sono i conquistatori? Dove sono coloro che dicono: Anche se sadana viene contro di me, io non temerò, perché il mio Dio è il mio scudo. Io non temerò. Alzati e mangia, prendi la parola di Dio. È stato il profeta, il Signore ha detto: Mangia della mia parola. Eh sia Isaia che cosa come, come Ezechiele che cosa è stato come stato nel tuo palato dice il mio palato dice era come il miele ma dice dentro di me dice era amara come il veleno cosa voleva dire quando tu mangi della parola in quell'istante in quell'istante tu senti la forza di Dio, senti la dolcezza di Dio, senti l'amore di Dio, senti la grazia di Dio. Il momento in cui tu siedi e mangi della parola di Dio, ti sentirai rialzato. Ma quando, quando entrerà nella tua anima, comincerà a giudicare che cosa? Giudicherà la tua indifferenza, giudicherà il tuo egoismo giudicherà tutte le cose negative perché Satana ha giocato con le tue emozioni per metterti sotto, per portarti in depressione e tutte le cose che tu hai soppresse, represse dentro di te. Il Signore dice, li voglio bruciare, li voglio bruciare, li voglio togliere dalla tua vita. Sai quando si scende? La Scrittura dice che con ogni tentazione, il Signore ci ha provveduto una via d'uscita. Quando si scende non si scende per stare sotto, si scende per poi risalire. Alleluia, anche se c'è pressione, depressione, repressione, oppressione, poi c'è un allentamento e poi si risale, si risale, si, si risale verso essere ristabiliti nel proposito di Dio, nella grazia di Dio, nel favore di Dio, nelle mete di Dio, nei traguardi che Egli ha prefissato davanti alla tua vita. Tu non devi rimanere lì sotto e non dire, io non ce la faccio più. Il Signore dice, che cosa fai qui? Sei il momento più basso della tua vita, che fai? Qua? Quanti possono dire, questo è il momento più basso della mia vita? Qualcuno dirà, qualcuno è stato sincero, gli altri sono brigioni. Alleluia. Il momento più basso della mia vita. Disperavo, ero disperato, non sapevo se ne, me ne uscivo da questa situazione. Ma io sono qui per dirti che il Signore ti prenderà per mano e ti dire forza. Aspetta che ti faccio mangiare. Un angelo dell'Eterno viene e dice... Egli guardò e vide, e vide vicino al suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e bevve, poi tornò a coricarsi, forse aveva mangiato troppo. L'ultimo riposo. L'angelo dell'Eterno tornò una seconda volta, lo toccò e disse nuovamente, alzati e mangia, poiché il cammino è troppo lungo per te. Alleluia. Non importa. Sei nel cordoglio, sei nell'angoscia, sei nella paura, sei nel tempo più basso, sei nella delusione, sei nel hai sofferto un tradimento, hai sofferto qualcosa dalla quale non pensi di poterne uscire più. Ma io ti dico che la mano di Dio non è corta che non può salvare. Io ti dico che la grazia di Dio è qui presente per rialzare chiunque dirà, Signore, rialzami. Alleluia. Il Signore ti dice, vedi, hai un futuro davanti a te. Tu hai un futuro. Vedi che davanti a te, vedi che il cammino è lungo. Non puoi rimanere lì dove sei, dove ti trovi in questo momento, non ce la farai. Non morire nel deserto, fammi questo favore. Non morire nel deserto, non morire dove ti trovi in questo momento. Alzati, affronta la vita per come deve essere affrontata, perché il nemico non smetterà mai di essere il tuo nemico, ma ti assicuro che Dio sarà sempre il tuo liberatore. Ogni qualvolta che tu ti trovi proprio distrutto, è come se tu non ce la facessi più, è come se tu non ti potresti rialzare più. Ma io ti assicuro che Dio ha già mandato i suoi angeli per starti accanto e per dirti forza, alzati, mangia, perché il percorso che devi fare è un percorso lungo. E concludo. Egli si alzò, mangiò e bevve, poi nella forza datagli da quel cibo camminò 40 giorni, 40 notti, fino al monte di Dio, l'Oreb. Quando arrivò, entrò in una caverna e vi passò la notte ed ecco la parola dell'Eterno, gli fu rivolta e gli disse, che fai qui? Il Signore lo porta in un posto particolare, Oreb, dal monte Oreb. Alziamoci i piedi. Alleluia. Il Signore ti, posto, ti porta in un posto particolare perché lì vuole parlare al tuo cuore. Vieni. Il Signore poteva dirgli quando era nel deserto, ma che fai qui? Il Signore lo riporta ai piedi del suo monte e dice a Elia, ma che fai qui? Come? Il Signore l'aveva portato lì. Gli aveva dato la forza di arrivare fino a quel momento. Ma quando arriva lì, il Signore dice, ma che fai in questa condizione? Hai già dimenticato che tu hai messo in fuga, hai inseguito 850 profeti di BAAL e li hai uccisi tutti? L'hai già dimenticato questo? Hai dimenticato che io sono stato con te fino a questo giorno? Hai dimenticato? Hai dimenticato che per tre anni e mezzo, mentre tu pregavi, io ho trattenuto la pioggia. Hai dimenticato? Hai dimenticato che quando tu ti trovavi davanti a questi profeti di Baal, io ti ho tolto ogni paura? Hai dimenticato l'audacia che hai avuto in quel momento? Eri tu audace? Oppure sono stato io audace in te? E il Signore dice stamattina, io conosco e so bene dove tu ti trovi in questo momento, ma il Signore ti dice che il percorso è lungo, non rimanere dove sei, non rimanere nella tua presente condizione, sciogliti, sciogliti. Esattamente come quando quel serpente ha morso la mano del, dell'Apostolo Paolo. Quando quel serpente velenoso è uscito dalle fiamme per mordere la mano dell'Apostolo Paolo. Cosa fece l'Apostolo Paolo? Stai morendo. Oppure si libera e continua il suo percorso. Fai la stessa cosa. Non fermarti nel deserto, non permettere alla depressione di avere la meglio con te, con la tua vita, smettila di reprimere i tuoi sentimenti, parlane, di ma non per crearti una stampella, ma per liberare la tua anima, non perché stai, sei nell'autocommiserazione e vuoi che gli altri dicano: Oh, poverazzo. Ma finché tutti quelli che ti circondano, posso dirti, ce l'ho fatta io, ce la puoi fare anche tu. In mezzo a tutte le avversità della vita, il Signore è stato con me. Non ha mai smesso di stare con te e non smetterà mai di stare con te. Egli ha detto, io non ti lascerò mai e io credo alle sue promesse. Solo ti dico, cosa fai qui? Esci dalla tua condizione. Signore, guidaci, parla al nostro cuore, perché noi abbiamo deciso di uscire dalla nostra presente condizione. Dacci la tua parola dal cielo, manda il tuo angelo e facci mangiare del cibo che ci dia forza per recuperare tutto quel territorio, tutto quel terreno perso. Signore, facci correre per 40 giorni, notte e giorno, fino a recuperare tutto il percorso perso e ritrovarci nuovamente nel giusto posto per ascoltare la tua voce. Rialziamoci, cari fratelli, perché il percorso è lungo. Padre, benedici il tuo popolo, fortifica ognuno di noi e portaci tutti a considerare quanto sia importante la tua parola. Nel nome di Gesù, la tua benedizione sia sul tuo popolo, ora e sempre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.